esistono sin dall'antichità e ce ne sono in tutto il mondo. In alcuni puoi viverci bene, in altri invece non ne esci vivo. Di cosa sto parlando? Ovviamente delle carceri. Ed oggi andiamo a scoprire i 10 carceri peggiori al mondo. Prigione di Stanley, Hong Kong, Cina. Costruito nel 1937, questo carcere è una delle 6 strutture di massima sicurezza di Hong Kong. È stato il luogo di numerose esecuzioni di pena di morte prima della sua abolizione nel 1990. Durante l'occupazione giapponese, la prigione di Stanley fu anche luogo di tortura e di esecuzioni per oltre 600 detenuti giapponesi. Prigione di Kamiti, Nairobi, Kenya. Situata su un terreno di oltre 1200 acri, questa prigione di massima sicurezza ha acquisito notorietà a causa del suo squallore in cui vivono i detenuti. Sodomia, malnutrizione, colera e anche ulcera sono purtroppo situazioni all'ordine del giorno per questi poveri carcerati. Prigione di Petak Island, Lago Bianco, Russia. Versione russa della più ben nota Alcatraz. Questa struttura carceraria garantisce isolamento a causa della sua collocazione nel Lago Bianco e si presta per ospitare i prigionieri più pericolosi. Il deterioramento psicologico qui è devastante. I prigionieri vivono in celle di isolamento senza servizi igienici né docce e sono circondati da acqua gelida e dalla neve. San Juan del Lurigancho, Lima, Perù. Da molti conosciuto come il carcere più duro del Sud America. Fu costruito per ospitare 2500 detenuti, anche se oggi vi vivono quasi 7000 prigionieri. Essi non sono separati, ma girano per la struttura liberi di commettere omicidi e altri atti di violenza. Prigione di Rikers Island, New York, USA. Percosse, accoltellamenti, trattamenti brutali sono la norma per questa prigione americana. Ci sono tristi episodi di violenza reciproca tra prigionieri e guardie. In particolare questo carcere è famoso per il trattamento crudele nei confronti di detenuti con problemi mentali, che spesso vengono spinti anche al suicidio. Prigione di La Sainte, Parigi, Francia. Il nome è tutto un programma, Sainte, infatti significa salute, ma di salutare questa prigione ha ben poco. I detenuti sono obbligati a vivere in condizioni deplorevoli, in celle sovraffollate e in compagnia di topi e pidocchi. Insomma, un posto capace di far perdere l'equilibrio mentale a chiunque. Non per niente ci sono decine di suicidi ogni anno. Prigione di San Quentin, California, USA. Questa prigione è la più antica dello stato californiano. Aperta nel 1852, ha ospitato sia maschi che femmine. Nel 1930 ci furono episodi di corruzione, con scontri interrazziali incoraggiati addirittura dalle guardie. Attualmente è la prigione in cui si esegue il maggior numero di esecuzioni capitali per persone di sesso maschile. Prigione di Diyarbakir, Turchia. Carcere tra i più sadici del mondo. Visse numerosi episodi di violazione dei diritti umani. Questa prigione fu tristemente nota per l'alta frequenza di torture fisiche e mentali. Attualmente la prigione è chiusa e sono in molti a chiedere che venga trasformata in un museo, a testimonianza dei numerosi soprusi. Prigione di Carandiru, Brasile. Luogo della triste tragedia di Carandiru del 1992, dove ci furono rivolte che portarono a un'esecuzione di massa di detenuti. Questa prigione è diventata nota per il suo altissimo numero di morti, pensate ben 1300 in 46 anni di storia. Il carcere venne chiuso nel 2002 grazie all'intervento di Amnesty International, che come sapete è un ente promotore di numerose campagne in seguito alla segnalazione della grave violazione dei diritti umani. Prigione di Alcatraz, San Francisco, USA. In questa classifica ovviamente non poteva che mancare la celebre prigione di Alcatraz, anche denominata Isola del Diavolo. Costruita nel 1920, fu progettata in modo da rendere la fuga alquanto impossibile, con una totale perdita di contatto con il mondo esterno. Chiusa nel 1963, Alcatraz è oggi aperta per visite turistiche, ma attenzione, si dice che all'interno dell'enorme struttura si aggirino gli spiriti di alcuni detenuti.